Tutelare posti di lavoro e la presenza di una struttura di ricerca scientifica di eccellenza, queste le priorità da perseguire, secondo la UIL, che attraverso la segretaria regionale Tecla Boccardo ha mandato messaggi chiari su quali devono essere i prossimi passi da fare in una situazione di transizione ancora tutta da definire. L'appello è rivolto direttamente alla Regione Molise affinché si adoperi in tale direzione. Per il sindacato sarebbe necessario un accordo con il Vaticano, così come è già avvenuto nel recente passato strutture di altre regioni. In mezzo a tutta questa confusione, nell'attesa che i vertici romani decidano sul trasferimento definitivo o meno della struttura Gemelli, noi sottolineiamo ancora l'importanza della salvaguardia dei posti di lavoro e della permanenza di una struttura di eccellenza e di ricerca sul nostro territorio, piuttosto che la derubricazione a casa di cura. E per questo motivo chiamiamo in causa la Regione Molise, facciamo appello alla Regione Molise affinché quello che è accaduto in Puglia per salvare l'ospedale di Padre Pio, la casa sollievo della sofferenza, avvenga anche in Molise, con la sigla di un accordo con il Vaticano e con l'impegno di pagare subito quelli che sono i crediti che vanta la struttura ospedaliera, così come è accaduto in Puglia, e soprattutto la definizione anche di quelle che sono le attività accreditate, il riconoscimento, insomma, delle attività stesse, compresi anche le attività extraregionali. Questo per salvare la nostra struttura, che ancora rappresenta un fiore all'occhiello per la sanità molisana, che invece purtroppo sta scricchiolando sempre di più e sta andando sempre più a fondo. Per questo chiediamo alla Regione Molise di intervenire per salvaguardare una realtà importante per il nostro territorio, ma soprattutto anche una realtà importante per l'occupazione molisana.